Ve li ricordate questi due alberelli di agrumi che ho travasato lo scorso anno? Erano molto piccoli. Vi mostro qui le immagini del video scorso e nel frattempo hanno passato l'inverno, li ho tenuti in serra. Uno l'ho tenuto con intero di tessuto non tessuto, quello vi ho fatto vedere nell'altro video. Stanno abbastanza bene, sono da potare ovviamente, cosa che farò nei prossimi giorni. Ma nel frattempo vi volevo far vedere alcune cose. Dopo la sigla vi mostro come stanno gli alberi adesso, ma lo potete vedere già da voi. E poi ho fatto un po' di spesa e tutta roba acquistata, tranne l'humus lumbrico che mi ha dato Biotica, che ringrazio. Tutto il resto l'ho acquistato in vivaio. E rispetto al travaso dello scorso anno vi spiego qualcosa in più, perché nel frattempo ho fatto un piccolo corso, insomma, è una materia che mi appassiona molto. Approfondirò ancora nel prossimo periodo. Quindi, dopo la sigla, vediamo il rinvaso in un vaso più grande e dovrebbe essere il definitivo praticamente. E vi spiego il perché. E oltre ai lupini macinati di cui vi avevo già parlato lo scorso anno, vediamo l'utilizzo dell'humus lumbrico durante la fase di trapianto. Ci vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Allora, mi avvicino e vi faccio vedere questa meraviglia. Questo è un pompelmo che mi sta dando molte soddisfazioni. Allora, vedete, ha già fiorito, ci sono già i piccoli frutti che stanno iniziando a crescere. Qui ne abbiamo ancora, qui ne abbiamo altri. Vedete, su ogni chioma ci sono dei frutti nuovi, anche qui. Ora sta abbastanza bene come pianta, c'è da tagliare qualche rametto e lo farò più avanti, c'è da togliere qualche foglia che magari è stata un po' danneggiata, ha passato l'inverno. Se notate ci sono delle macchie sulle foglie più vecchie, vedete? Io prima della stagione invernale, lo scorso anno, nel tardo autunno, avevo dato un po' di zeolite. Ho fatto questa prova qui per non farla tanto attaccare da eventuali afidi, cocciniglie e quant'altro. Fatto sta che non ho avuto nessun tipo di attacco da parassiti, quindi è un'operazione che ripeterò il prossimo anno. Mi sono trovato bene. Vediamo l'altro. Questo è leggermente più indietro, ma sta bene, è una bella pianta. Anche questa andrà potata soprattutto verso l'interno. Toglierò qualche ramo per farla respirare. Fatto sta che nel frattempo cosa è successo? Le radici cominciavano ad emergere. Ho continuato ad aggiungere terriccio, sono arrivato all'orlo del vaso, quindi non va più bene così. Siamo arrivati al massimo di quello che poteva darmi questo vaso. È passato un anno, la pianta si è ripresa e va bene così. Quindi passerò da un vaso da 34 a un vaso da 44. Qual è il problema che può incorrere usando vasi troppo grandi? Il problema è che se noi poi mettiamo una pianta piccola in un vaso troppo grande ci sarà troppa terra intorno. Quindi cosa succede? Quando diamo l'acqua, quando innaffiamo, lì dove non ci sono le radici l'acqua non viene assorbita e quindi ci saranno dei ristagni d'acqua e quindi non va bene. Bisogna avere il vaso giusto per la pianta giusta in quel momento lì. Detto questo, vediamo poi i componenti, quelli che utilizzerò. C'è una bella spesa qui, però sono tutti componenti dedicati al travaso degli agrumi, non ci sono cose strane. Allora abbiamo le argille espansa che va depositata sul fondo per qualche centimetro, serve per far defluire l'acqua e non far attappare i buchi del vaso, altrimenti l'acqua ristagnerebbe e le radici marcirebbero. Abbiamo i lupini macinati, che è un concime ideale per gli agrumi, è a lento rilascio, è ricco di sostanza organica apposta per gli agrumi. Su un vaso da 30 cm di diametro ci vanno circa 50 grammi, ogni 10 cm di larghezza in più ci vanno ulteriori 20 grammi. Io quindi con 40 cm ho 70 grammi di lupini. I lupini sono proprio quelli che conosciamo noi, sono macinati, essiccati e sono a lento rilascio, come vi dicevo. Abbiamo l'humus lumbrico, che è la prima volta che utilizzo sugli agrumi, questo si può utilizzare ovunque. Ve ne avevo già parlato nell'altro video, vi lascio qui la copertina. Il bello dell'humus lombrico è che è una sostanza organica purissima, è realizzato dai lombrichi che mangiano e quindi poi con le loro deiezioni creano questo humus purissimo. Lo si può utilizzare su tutto ciò che è vegetale, praticamente dalle piante in fiore, alberi da frutto, frutteto. Io fino adesso l'ho utilizzato sia nel frutteto, nel trapianto di giovani alberi da frutto, sia a radice nuda che in vaso, che nel semenzaio. Se mi avete seguito in questi mesi avete visto che l'ho utilizzato parecchio. Quantità circa 200 grammi per vaso l'ho pesato. Il bello dell'humus lombrico è che anche se va a contatto con le radici non le brucia, quindi possiamo metterlo, ecco, con una certa disinvoltura da quel punto di vista. Abbiamo poi il terriccio per agrumi. Anche questo è marchiato Terflor, il rivenditore aveva questa marca qui, ho preso questa, è un'ottima azienda. Io ho fatto la seconda parte del semenzaio quest'anno, nei rinvasi ho usato Terflor, il terriccio specifico per le semine, quindi mi sono trovato molto bene e credo che anche questo, la prima volta che lo utilizzo, sia un buon prodotto e specifico per agrumi. Dovete acquistare solo quello per agrumi, non per le acidofile, sono due cose diverse. Bene, cominciamo con l'operazione di travaso. Allora mettiamo qualche centimetro di argilla sparsa sul fondo.
uno strato di terriccio sul fondo, il periodo ideale per il travaso degli agrumi in vaso è fine primavera. Io sono pochino in anticipo, sono in anticipo di un mesetto circa, però le temperature si sono assestate e male che va le porto in serra se dovesse arrivare una perturbazione o un abbassamento di temperatura. Allora, guardate a distanza di un anno, le radici hanno occupato completamente la parte esterna, non si sono ancora spiralizzate, le ho prese in tempo. Ecco qui, guardate, queste sono al limite proprio, quindi ho fatto bene a scegliere questo periodo, quindi più che altro per invasarle quest'anno. Aver acquistato un vaso così grande forse non è proprio così male, non c'è poi tantissimo spazio sprecato intorno, eh? E le radici, vedete, sono a circa 3 cm dal bordo. Tenete conto di un'altra cosa: quando il vaso si lascia sotto il sole cocente, le pareti dei vasi, questi sono vasi di plastica ovviamente, tendono a scaldarsi moltissimo, quindi le radici che sono a contatto con la plastica soffrono, quindi avere un margine in più di spazio da riempire col terriccio, insomma, secondo me è meglio. Ecco, questa è la profondità giusta, li tengo ovviamente un pochino più basso dal bordo perché poi dovrò fare la pacciamatura. Ora è importante riempire bene tutte le cavità. Questa serve per dare aria alle radici, per non far compattare il terriccio. Se voi spingete con le mani, a un certo punto vi renderete conto che ci sono un sacco di spazi vuoti da riempire. Vedete, ha ragione mia moglie, vado a fare solo un lavoro, non mi sporco, metto la roba bella, poi puntualmente faccio un casino. Ok, metto a spaglio l'humus lombrico. Per finire, metto a spaglio i lupini macinati. È importante che le radici vengano coperte completamente. Adesso bisogna innaffiare e poi mettere un po' di pacciamatura. La pacciamatura potete usare la paglia, come faccio io, costa poco, si trova abbastanza facilmente. La corteccia di pino, quella di legno che si vende anche nei centri commerciali, quella è molto bella, dura parecchio e ha il suo effetto estetico anche, mi piace molto. Se non avete nulla in casa, anche del cartone, quello marrone, non colorato, va benissimo. È brutto da vedere perché quando si bagna si raggrinzisce, però se non si ha niente si utilizza quello che si ha. Gli sfalci d'erba, se dovete usare gli sfalci d'erba vi conviene farla seccare qualche giorno prima di metterla, altrimenti vi riempite il vaso di erba che poi viene fuori. Ovviamente la prima innaffiata è bella abbondante e mi raccomando, non fatelo in pieno sole col terriccio caldo e l'acqua fredda, perché bene non gli fa. Vedete, si è abbassata un po' la terra, è venuta fuori qualche radice, quindi aggiungo. Dopodiché mettiamo un po' di paglia. Bene, questo è il lavoro terminato, vedete? Adesso la pianta starà bene per almeno un altro anno. Io spero due, perché non vorrei cambiarlo ogni anno, eh. Questo è un po' il limite. Ho limoni ben più grandi su vasi del genere, a cui ora dovrò cambiare il vaso, ma sono passati già 2-3 anni. Nel frattempo che ammiriamo questa meraviglia, sempre durante il corso che ho fatto per la gestione degli agrumi, sono venuto a conoscenza del Flortis Energy Giallo. L'ho acquistato, costa circa 10 euro, ecco 9,90. E questo è il concime che io metto ogni 15 giorni sugli agrumi che al momento non devo travasare. È super concentrato, ce ne vanno 1-2 grammi al litro e va dato 1-2 volte al mese. Questo non è un concime propriamente biologico, però dà una grande mano agli agrumi perché è ricco di tutte le sostanze organiche, dall'azoto all'anidride fosforica, l'ossido di potassio, poi arriviamo al boro, al ferro, al manganese, zinco, agente chelante, quindi anche contro le foglie che diventano gialle. Questo è completo. Oltre a questo però bisogna poi continuare a mettere periodicamente i lupini macinati, quindi ve lo volevo presentare, farò poi un articolo su questo. Lo sto già utilizzando sugli agrumi in vaso che ho tirato fuori dalla serra
20 giorni fa e mi sto trovando veramente bene. Quindi se lo trovate, acquistatelo, soprattutto sugli agrumi che non dovete trapiantare quest'anno, ma magari hanno il terriccio un pochino stanco. Con questo e con i lupini macinati tornano a vivere. Bene, è tutto per questo video. Grazie per essere stati con me, spero che vi sia stato utile. Amo molto gli agrumi in vaso, conto di acquistarne ancora col tempo, con gli anni, di avere una coltivazione quanto più ampia possibile, e qualcuno lo vorrei mettere anche a dimora, nonostante non abbia il terreno e il clima giusti, però in qualche modo farò, insomma, anche perché mettendoli a terra, se attecchiscono bene, hanno un boost enorme. Condividete il video, scrivetemi qui nei commenti cosa ne pensate, come fate voi. Grazie per essere stati con me, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo sul blog Un Orso in Campagna, sui miei social.